Wattai a tutti ciurma e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 3. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie prosegua, per cui vediamo di riuscire a raggiungere almeno gli 80 like per avere il prossimo episodio. Allora ragazzi, l'ultima volta siamo arrivati esattamente qua, sarebbe a dire all'ospedale, dopo che c'è stata un'incredibile, oserei dire, boss fight fra Jill contro Giacomino 2.0, ragazzi, perché come se effettivamente avesse subito una incredibile evoluzione. E lei purtroppo alla fine è stata praticamente colpita da una delle unghie o delle spine, non lo so, di Giacomino, ed è stata quindi infettata dal virus T. Per fortuna che c'era il nostro Carlo in giro, insomma nelle vicinanze, che l'ha presa, l'ha portata fino a qua. Per cui eravamo arrivati esattamente qua, all'ospedale, ragazzi. E già purtroppo so cosa un po' ci aspetterà effettivamente, ragazzi, in questa location. Cose non troppo piacevoli, oserei dire. Allora, Tyrell, dove si trova Barney? Deve essere nel laboratorio. Occhi aperti, sto arrivando. Ok, nel frattempo, nel frattempo, tanto appunto la rogna, no, me la sbrigo io, figuriamoci. Allora, intanto, regà, come al solito, guardiamoci in giro e vediamo se c'è qualcosina da raccogliere. Per il resto dobbiamo ovviamente, ragazzi, salvare Jill, perché qua questa è chiusa in quanto possiamo vedere, per cui non ci resta, regà, che andare di qua. Purtroppo quello che ci aspetterà, regà, non ci piacerà, io già lo so. Questa è chiusa, ragazzi, col grimaldello, per cui poi toccherà a Jill aprirlo, ovviamente. Qua è un Deplian riguardante appunto lo Spencer Hospital. Non ho tempo per voi. No, infatti non ho tempo per voi. Accidenti. Che palle, cazzo. Tra l'altro, mannaggia, mi è rimasto il pad. Il pad attaccato, raga, quindi... Ok, vediamo di colpirli. Oddio, che è? Raga, sapete che cosa sta succedendo? Mi sto confondendo, accidenti, con i comandi di Resident Evil 4. Infatti stavo cercando di usare il coltello come si usa su Resident Evil 4. Sì, però vai giù, merda. In teoria esiste questa troia, va giù, cazzo. Infatti stavo cercando di usare i comandi come su Resident Evil 4. Questa cosa purtroppo mi è costata, a me sa, proprio un po' di salute. Io direi di farli fuori tutti, ragazzi, questi merdoni. Merda, ma perché me deve mordere? Accidenti a te! Accidenti a te, sta giù, merda! Raga! Ma ci rendiamo conto che mi sono fatta uccidere come una polla da questi quattro imbecilli? Ma stiamo scherzando? Cioè, o siamo fottutamente seri? Purtroppo siamo fottutamente seri, a quanto pare. Deve essere... No, no, salta, salta, non mi interessa. Cioè, raga, io chiedo venia, però siccome sul sito Viola sto portando in live Resident Evil 4... E questo purtroppo è da un po' che non lo gioco, regà, perché ci è voluto un po' prima che l'ultimo episodio raggiungesse gli 80 like. Purtroppo mi sta succedendo di confondermi parecchio con i comandi. Accidenti a me e a tutto il resto, cavolo. Cioè, regà, io non so se puoi fare normale la cosa, ma magari se andate tutti giù mi fate un gran favore, merde. Ah no, questa forse è meglio tenerla, ragazzi, la granata, poi vedrete perché. Però questi io li devo far fuori, cioè non li posso tenere in mezzo ai coglioni. Via, mori, cazzo, su. Morite. No, 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 il coltello. Giù, giù.
giù e giù. Ok, vorrei, raga, sinceramente togliermeli dai piedi, perché non vorrei ritrovarmeli qua poi. Eccolo là. Quando magari mi tocca ripassare di qua, perché ovviamente mi toccherà purtroppo ripassare di qua. Ma vai giù. Raga, ma quanto cazzo sono resistenti ste merde. Oh, abbiamo finito con sta pantomima. Mamma mia, che da prima che mi state tenendo qua. Accidentaccio a voi. Ah, rendiamo tutte le cose sempre troppo complicate. Ok. Allora, non sarà tanto facile, ragazzi, per me sicuramente questa sessione nell'ospedale. E probabilmente riuscirò magari anche a dimenticarmi qualcosa. Quasi sicuramente, purtroppo. Benvenuti nell'ufficio del dottor Natalia Paz. Indicate il motivo della visita attraverso. Ok, intanto abbiamo preso il mangianastri, ragazzi. Ricordiamocelo, da quando ho tutte ste piante rosse? Da prima, manco me ne sono resa conto. Ma che è? Ok, abbiamo raccolto un mangianastri, ragazzi. Perché? La cosa è subito spiegata, ovviamente. Dottor Bard, è lì dentro. Sono venuto a salvarla. Apra la porta. Riconoscimento vocale fallito. Esatto. Riconoscimento vocale? Che cazzo è? Un film di fantascienza. Ci servirà, ragazzi, il mangianastri per poter riprodurre ovviamente la voce di questo campione, il dottor Bard, e poter entrare lì. Vabbè, qua, ragazzi, ovviamente non mi soffermo troppo a leggere, ve lo lascio un attimino se doveste volervelo leggere voi. È la nota comunque di un'infermiera che ovviamente lavorava in questo ospedale, per cui parlava un attimino dell'emergenza, di tutti i cazzi e i mazzi. Allora, questo intanto combiniamo, ragazzi, perché può sempre essere utile. E presto faremo degli incontri. Presto faremo brutti incontri. Ma davvero brutti. Sì, davvero brutti. Sta giù, merda. C'è un'altra merda qua che si avvicina. No, non voglio farmi prendere da te, merda. Ecco un altro, eccole un altro. State giù, cazzo, ma dove vanno? Madonna, raga, ma quanti colpi sto sprecando? Cioè, non so se ci rendiamo conto di ciò. Se morite ci fate un favore, cavolo, perché poi magari la cosa potrebbe diventare abbastanza antipatica. Ecco qua. Ci stavo andando troppo, fin troppo sicura, maledizione. Merda. Raga, non va tanto bene sta situazione. Non va tanto bene la situazione. Ma proprio per niente. Sei morta? Sei morta pure te? Avete finito di rompermi ca? Ma ci picchia voi. Allora, proiettili, cazzi mazzi. Qua c'è ancora qualcosa però. Vediamo un po'. Allora, la salute non è messa un granché. Raga, ovviamente voi immaginerete che questa porta poi o si aprirà o sponde, o si sfonderà, insomma, in qualche modo. Qua non ci abbiamo badge, ragazzi. Badge di sicurezza per poter passare, per cui non è molto utile per noi adesso, per cui a parte l'inquietudine che dà quell'orsacchiotto lì, direi che è il caso di guardarci un attimino qua intorno. Allora, ovviamente, ragazzi, vi ricordo che io ho giocato, insomma, questo gioco un po' di tempo fa, quindi non ho effettivamente, purtroppo, c'è la testa maciullata, quindi problema risolto. Ma cosa mai gli avrà maciullato la testa, ragazzi? Quindi stavo dicendo che ovviamente purtroppo io non ho quasi per niente memoria proprio di tutti i vari posti, di tutti i vari cazzi e mazzi. Oh, te già è chiarissimo che ti rialzerai, quindi oh,
Oh, era ora, cazzo, che ti esplodesse. Allora. Quindi ovviamente sto andando un pochettino, non dico alla cieca, ma come se effettivamente non è che l'avessi già giocato. Allora, questo, ragazzi, sarà un problema. Un grosso problema. Mi ricordo bene, qua c'era una safe room. E questa è la cosa importante. Per cui un attimo veniamo di qua, perché a breve le cose potrebbero farsi un pochettino più complicate. Qua è di nuovo, diciamo, la nota di un'infermiera, ragazzi. Qua c'è una piantina verde, qua altri proiettili, e qua abbiamo preso tutto. Per cui combiniamo anche queste due cose. E io direi che abbiamo ancora abbastanza spazio. Al massimo, oddio, potrebbe essere utile forse questa. Vabbè, teniamoci tutto, regà, salviamo. Perché appunto non si sa mai. Ecco fatto, intanto ricarichiamo. Cambiamo arma, ricarichiamo anche in questo caso. E di nuovo avventuriamoci. Allora, qua c'è la mappa dell'ospedale. Era ora. Vediamo un attimino. Allora, stanza del personale. Forse è qua, ragazzi, se non sbaglio, che troveremo un badge di sicurezza. No, non era questa la stanza. Perlomeno non mi sembra, non mi ricordo. A parte, insomma, tutte le... gli organi interni smarciolati, sparsi un pochettino dappertutto, direi che la situazione è abbastanza incasinata. Tu hai intenzione di rialzarti? Io mi auguro di no. Lui di sicuro sì, però c'ha proprio la faccia di quello che si rialzerà presto. Però non fa una piega manco lui. Boh, mi sembra tutto strano, raga. Forse si rialzeranno dopo, probabilmente, tutti questi. Allora, che cos'è? Nota di un'infermiera, ancora. Non c'è più nulla da fare, la situazione è fuori controllo, ragazzi. Ci siamo arresi, insomma. Un casino, non posso credere di aver abbandonato i miei pazienti. Veramente, ragazzi, un disastro assoluto. Allora, questi si rialzeranno purtroppo tutti dopo, se non sbaglio. Purtroppo, purtroppo, purtroppo. Allora, qua rimarrà comunque rosso, perché lì c'è un armadietto, ragazzi, col lucchetto. E comunicati l'amministrazione. Severamente vietato portare il badge al di fuori della struttura ospedaliera. In base alle regole vigenti, il personale è tenuto a lasciare il badge nel proprio armadietto. Chiave stanza armadietti smarrita. È stata smarrita la chiave della stanza dell'armadietti. Sembra che qualcuno abbia visto una chiave simile nel cortiletto. Per cui qua ci servirà proprio, ragazzi, la chiave nel cortiletto. Ok, per cui ci tocca, mi sa, proprio tornare indietro. Armiamoci, perché non si sa mai. Non ci tocca che tornare di qua. Allora, purtroppo è andare da questa parte, ragazzi. E io ho un pessimo, davvero pessimo ricordo di qua. Qui non si passa. Qui non si passa perché te sei un po' troppo grosso, Carlos, se non ci passi, figlio mio. Allora, questa... Sì. Prego. Avanti, avanti. Venghino pure. Signore e signori, pure te c'è la faccia di uno che si rialzerà presto. Boh, a me mi sembra tutto troppo strano, raga. Sì, ma volete entrare sì o no? Vi devo aprire per forza io, non ho capito. Ok, qua c'è una combinazione da mettere. Qua serve il badge, cazzo. Eccoli là. Ok, coltello, coltello, forza, forza, veloce. Merde. Sei una merda. Perché non sei morta ancora, cazzo? Oh oh. Oh oh. E te? Che cos'hai da dire? Discolpa. Oddio. Te e pure te. Pure te, cazzo. Che hai da dire, porca miseria? Minchia, quanto resistono queste merde, regà. Fin troppo, fin troppo, fin troppo, fin troppo. Mo m'avete rotto la minchia. Cioè, raga, che palle però. Quanti colpi ho usato. Cioè, raga, ma vi rendete conto di quanto cazzo resistono queste merde? Cioè, colpisci, colpisci, porca miseria. Oh, non muoiono mai, accidenti. E su.
Mamma mia, che cosa proprio complicata. Qua serve il badge, ragazzi. Dove cazzo è il badge che non lo ritrovo? Allora, cos'è successo alla cassetta del dottor Barr? Ha preso il suo assistente. Prendere qualcosa nell'armadietto nella sala degli infermieri. Subito dopo si è diretto verso l'ambulatorio. Per cui forse è lì che dovremmo andare. Qua c'è una roba da mettere. Se voi siete qua proprio che mi aspettate, regà. Cioè, con tutta la calma del mondo, no? Mi volete veramente fin troppo bene per non aspettarmi così, con quell'impazienza, no? Eccola là. Mazza. Mazza con che cattiveria. Cioè, regà, porca miseria. Quindi pure i colpi per la pistola. Accidenti. Accidenti. Accipigna e acci tutto. Ok, le granate probabilmente ci serviranno. Questo coso di sicuro si alzerà, ragazzi. Si alzerà, non c'ho più colpi per la pistola. Ok. Cosa mi manca? Ok, l'infermeria. Infermeria semmai è finita. Ok, siamo riusciti di qua. E qua c'è la... come si chiama? La cassaforte. Dobbiamo tornare indietro, ragazzi. Tornare indietro per riuscire a trovare sto benedetto badge di sicurezza, che non riesco a trovare. Allora, proviamo ad andare un attimo di qua. Ah, di qua si può scendere, appunto, di regola, nel cortiletto. Anche di qua. Però prima di andare lì... è chiusa. Ma dai, pure questa è chiusa. Ma che cazzo mi è stata a Dio? Ho sinceramente paura. Ho sinceramente paura, ragazzi, ad aggirarmi per questi corridoi. E presto scoprirete perché. Momento canterino senza senso. Oddio, la pianta mi ha fatto prendere un colpo. Li mortacci su. Ah, pure qua niente. Ci serve la chiave per la stanza degli armadietti. Ok, niente da fare, raga. Proviamo a tornare indietro prima di scendere lì nel giardinetto o quello che cacchio è. Anche se, a quanto diceva il documento, la chiave per gli armadietti dovrebbe essere proprio lì. Eh sì, io sono venuta da qua. Esatto, io sono venuta da qua. No, raga, non c'è più niente da fare. Devo andare nel cortile. Va bene, andremo nel cortile. Ok, ragazzi, buttiamoci, dai. Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Allora, di qua, impugnatura adatta. Fantastico. Fantastico. Il punto è che qua non c'è più cazzo. Però possiamo saltare di là. Tac. Quanta agilità, signore e signori. Quanta agilità. Mio Dio. Ecco qua la chiave. Finalmente, ragazzi, abbiamo trovato un attimino quello che ci serviva. Però da là poi dovremo saltare. Ma credo che di là, ragazzi, potremo saltare solo con Jill, se non erro. Per cui allora sblocchiamo questa porta. Ecco fatto. E dobbiamo quindi tornare di sopra. Tornare di sopra alla stanza degli armadietti. Ok, mi ha salvato automaticamente la partita, ragazzi. Questo non è mai un buon segno. Allora dobbiamo andare alla stanza del personale. Ecco, rifacciamo di nuovo il giro del terrazzo e vediamo di dirigerci verso la stanza del personale. Visto che ci siamo, forse io direi che è il caso di salvare, perché non si sa mai, ragazzi. E presto mi direte: ma Giugherina, invece hai fatto proprio bene a salvare, era una cosa saggia. Adesso vedrete, ragazzi, perché in mezzo a tutta questa bella gente che presto si risveglierà. Accidenti a loro, li mortacci loro, quanto li posso odiare. Allora, vediamo che cosa abbiamo qui. Allora, qua dobbiamo guardare negli armadietti, appunto. Ho paura che succeda qualcosa di brutto. Ok, questa pure la prendiamo. Ci pareva! Mortacci le tue sorella.
Muori, c'è, eh? Non t'azzardare a rialzarti che ti finisco di menare. Accipicchia. Oh, ecco qua, ragazzi. Finalmente abbiamo trovato il badge. Ah, intanto combiniamo queste due. E questa, raga, possiamo scartarla tranquillamente perché non ci serve più. E perfetto, abbiamo quello che ci serviva. Il punto è che adesso la cosa sarà abbastanza antipatica. Il badge dove ci serviva, ragazzi? Adesso me devo un attimino ricordare. Vi presento, ragazzi, il nostro carissimo amico. Nuovo carissimo amico, oserei dire, perché ce lo stanno presentando effettivamente adesso per la prima volta. Ma quanto può essere bello! Quanto può essere bello! Bello di mamma, bello di casa. Però sta giù. Oddio, ricarica Carlo, faccio aspetti. Sembra il caso di aspettare. Stai giù però. È morto. Ok, è morto. Quando si contorce così vuol dire che è morto. E questi, ragazzi, adesso infesteranno i nostri carissimi corridoi. Per questo dicevo che la cosa non ci sarebbe poi più tanto piaciuta. Però noi salviamo, visto che ci siamo. Siamo sopravvissuti almeno al primo incontro, ragazzi, con i carissimi Hunter. Credo che si chiamino così. Correggetemi se ho detto una stupidaggine. Allora, se non sbaglio, forse qua per il deposito biancheria ci serviva il badge. Io intanto, ragazzi, continuo a chiedervi scusa se apro la mappa 50 miliardi di volte, ma purtroppo conoscete benissimo il mio orrido senso dell'orientamento. Per cui possiamo usarlo anche qua. Usiamolo, assolutamente sì. Grazie. E ah, oddio, no. Forse non è il caso di venire già di qua, ragazzi. Aspettate, fatemi vedere un attimino la situazione. Dov'era? Mannaggia, lo devo tornare in corridoio. Perché quel punto, ragazzi, sarà purtroppo abbastanza ostico. Questo sì, me lo ricordo. Me lo ricordo anche fin troppo bene. Ah no, qua la porta era chiusa da sto lato. Eh sì, perché si esce da qua, dall'ambulatorio. Dov'era che ci serviva il badge, allora? Perché non vedo altre porte chiuse. Che è sto casino? Che è sto casino? Oh, dovete stare buoni, regà. Allora, qua l'infermeria l'abbiamo già ripulita, per cui mi sa che ci tocca. Ci tocca davvero venire qua, eh. State pronti, regà, perché ci stanno due bei ragazzotti che ci stanno proprio aspettando a braccia e fauci aperte, oserei dire. Non ci abbiamo manco più corpi per pistola. Le granate proprio risulteranno essere più utili di quello che pensiamo. Ok, facciamo attenzione perché qua dietro c'è un'altra merda che aspetta, anche se in silenzio. Guardate lo sguardo intelligente, ragazzi. Sta giù, cazzo. Ok, lo picchiamo, colpiamolo, colpiamolo, colpiamolo. Io spero che tu non abbia più intenzione di rialzare. Come non detto, come non detto. Vabbè, raga, abbiamo colpito 50 volte. Continua a rialzarsi. Adesso sarei morto, mi auguro. Ha proprio bisogno di sentire queste parole. Allora, qua prendiamo la piantina. Abbiamo, ok, possiamo combinarle, fantastico. E sono abbastanza preoccupata, ragazzi, per quello che ci aspetta di là. Sono davvero davvero preoccupata. Qua ci servirà Jill. Sono davvero davvero preoccupata, purtroppo. Allora, qua possiamo sbloccare la porta. Sblocchiamola. Perché tra l'altro, ah no, pensavo fosse il corridoio della stanza di salvataggio. Mi sbagliavo. Dobbiamo entrare nell'ambulatorio, ragazzi. È una cosa orrenda, lo so, mi rendo conto, ma siamo pronti, raga. Ok, io intanto la granata l'ho buttata, io spero sia stata utile, sinceramente. Siamo pronti perché spero almeno uno di averlo ammazzato, sinceramente. Almeno uno. Ok, uno mi sa che è andato, raga. Ok, questo è andato, per fortuna. Usiamo l'altra, magari.
No, cazzo, ma quanto posso essere incoglionita. Regà, la gittata delle granate è terribile. Cioè, non so, io non riesco mai a capire. Oh, merda. Non riesco mai a capire dove cazzo le lancio le granate. Infatti si è visto, accidenti. Viecce, bello di casa, viecce, dai, però. L'ho sprecata, quindi. Tra l'altro, io adesso direi che ho abbastanza timore anche a... ad avvicinarmi. Sei lì, merda. Dove stai? Ehi, merda. Ok, è morto, è morto, è morto, è morto. Sì. GG per me, ragazzi. Scusate, ma appena volta me lo dico da sola. Perché è andata bene. Abbiamo trovato anche l'audiocassetta, signore e signori. Incredibile. Qua mi sa che non ci sta più niente da prendere, infatti no. Fantastico. Perché ragazzi, quando l'ho giocato sul sito Viola, avrò dovuto rifare il punto almeno tipo 5-6 volte, perché non riuscivo purtroppo ad ammazzarli. Era stato un punto abbastanza critico. Allora, qua nella postazione infermiere, tra l'altro, continua a starci questa cassaforte, della quale però non conosco ancora la combinazione. È possibile che io debba già andare alla sala operatoria, ragazzi? Cioè, non dovevo usare il badge pure da un'altra parte? Mo sto avendo veramente un voto terribile. Perché dentro qua, se qua ho già finito? Non lo so. Vabbè, allora, visto che ci siamo, regà, dove cazzo è la stanza per salvare? Mannaggia me, oh. Allora, aspettate qua. Maledizione! Maledizione! Oddio, raga, vi giuro che non... Oddio, mi ha fatto prendere un colpo. Tu sia maledetto, mi ha fatto prendere un infarto. Oh, merda. Mi vuole far sprecare i colpi sta merda. Non me l'aspettavo. Oh cazzo, oh cazzo. Oh! Morici, merda. Carlos, muoviti! Non me l'aspettavo, mi ha fatto prendere un infarto sto figlio di una grandissima... Ok, buoni, buoni, buoni. Allora, a parte lo spavento, a me continua a sembrare assurdo che io debba già andare, regà, alla sala operatoria. Sinceramente quasi quasi mi curerei, perché se mi dovesse prendere un altro di questi, regà, potrebbe uccidermi. Combiniamo questo. Va bene, vorrà dire che mi dirigerò verso la sala operatoria. Che ci devo fare? Anche se forse era il caso di salvare prima. La stanza è di qua, infatti. Ma sì, Flum, ragazzi, visto che ci siamo, siamo riusciti a sopravvivere fino ad ora. Non vorrei fare il grosso errore di poi rimanerci secca più avanti e non aver salvato. Ok, questo è fatto. Per cui non ci resta che tornare indietro, signore e signori. Forse il badge ci servirà in un'altra occasione, non lo so. Ok, restiamo pronti, perché io sinceramente, raga, non mi ricordo i punti in cui possono spawnare appunto questi maledettissimi hunter della minchia. E quindi è sempre veramente tutto a sorpresa. Accidente, oddio, cosa sono? Prima non erano così tanti, però, raga. Provate a dirmi di no. Provate a dirmi di no, ma prima non erano così tanti là dietro. Non so da dove cazzo siano usciti, ma vabbè. Mamma mia, raga. Ok, fermi, fermi, fermi. Buoni, buoni, perché c'è un altro che si fa le sue passeggiatine serali. Che se non è per niente... la conce tu madre! Merda, pure te! Molla! Minchia, tiragli un pugno. Carlos, pure te, cazzo. Minchia, gli ho sparato alle palle. Cazzo. Minchia, raga, non c'ho più colpi. Non c'ho più colpi. Non c'ho più colpi. Raga, non c'ho più colpi.
Non ho più colpi. Raga, questo sarà un grosso problema. Oddio, sono nella merda più nera. Accidè, per la pistola me li danno, mo. Qua c'è niente, c'è un armadietto. È un guaio. Raga, sono nella merda. Sono nella merda. Ah, qua serve il badge. Sveglia. Ok. Ma sono nella merda. Ok. Vediamo un attimino cosa abbiamo qua. Piantina verde. Proiettili. Ok. Proiettili per fuggire d'assalto. Grazie al cielo, raga, mi stanno a riempire roba, perché qualcosa, insomma, vorrà pur dire, eh. Allora, tra l'altro, qua. Ok. Mi ricordavo ci fossero dei documenti, ma forse mi sto ricordando male io, perché qua non ne vedo più. Comunque, a ripulire sta pure sta stanza, raga. Abbiamo ripulita, per cui mi sa che il badge infatti non ci serve più. Io lo scarterei. Torniamo indietro. Se non sbaglio, forse è qua che spona un altro hunter. Non vorrei dire una boiata pure in questo caso. Ma dove cazzo era il... È qua. Il... esatto. Il coso per il registratore, infatti. Eccolo qua. Perfetto. Volevo solo sapere che cosa ci facessero quei documenti nel suo ufficio. Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Bard, cazzo! Il miglior biologo che un'infermiera che passa le giornate a pulire il piscio possa incontrare. Lo sai che ho conoscenza nei piani alti. E sai che persino l'esercito si consulta con me su progetti che vanno oltre la tua comprensione? Quindi evita di farmi perdere tempo con domande idiote. Le chiedo scusa, dottore. Non avrai letto quei documenti, vero? No, li ho distrutti come mi ha detto. Bene. Bene. Se hai finito, puoi tornare a pulire il culo dei tuoi pazienti. Sei pagata per questo. Regà, illustrami le scarpe. Pure. Ma quanto può essere merda quest'uomo? Quanto è merda quest'uomo? Oddio, che era? Quanto può essere merda quest'uomo? Proprio un dito nel culo. Salve, dottore. Bard. Tyrell. Bard è morto. Gli hanno sparato. Merda, è il vaccino. Sto cercando. Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Ne ho capito, ma perché mi devono sempre dare tutti ordini? Mannaggia a voi. Invito per la cena di gala. Egregio dottor Bard, sono lieto di invitare alla cena di gala. Si terrà presso il Central Hotel, data 10 settembre. Sarà un'occasione per scambiarci le opinioni riguardo alla nuova zona medica speciale. Bla bla bla. Sarà un'ora averla fra gli ospiti. Niente, faremo in modo che il tuo nuovo farmaco venga approvato a metà agosto. Porti i soldi. Abbiamo anche prenotato una suite per il solito festino. Ti piacciono le more? No? Lo ricorderò Irons. Insomma, era, non solo era uno stronzo, era anche un porco. Vabbè, ma... cioè, la cosa sinceramente non è che mi stupisca più di tanto, eh. Allora, no, vabbè. Vediamo se troviamo altre piantine rosse. Magari le combiniamo con le altre piantine rosse, ragazzi. Intanto, per fortuna, stiamo trovando altri... altri proiettili. Greg, so che stai seguendo le ultime notizie. Questo virus finirà con il divorare l'intera nazione. I morti si riverseranno su Washington DC come un fiume in piena. Sei in pericolo, sei sempre stato un caro amico per me. Voglio offrirti una possibilità di salvezza. Sono in possesso di una sola dose del vaccino per il virus. Il sacro Graal. Non lo tengo per me o per la mia famiglia o per le mie amanti. No, Greg, voglio darlo a te. So meglio chiunque altro quanto tu sei il futuro del nostro paese. Ma se lo vuoi, Greg, dovrei prima tirarmi fuori da questo inferno adesso. E senza che l'Umbrella lo scopra. Fai pressione al Pentagono. So che hai il potere per farlo. Vedi se riescono a inviare una squadra di soccorso senza coinvolgere la UBSC. CS, vabbè. Come si dice, una mano lava l'altra. Memoria di tutti quei festini abbiamo fatto assieme. Ma ti prego, fa presto, non ho più molto tempo. Qui è il capo del VRC, Nathaniel Bard. 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità e che il mio onore possa essere in parte riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la
diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation. E ho ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Non sono un idiota. So che non mi lasceranno. Eh sì. Ci ha pensato appunto l'Umbrella, ragazzi, ad eliminarlo. Perché non volevano si sapesse la verità. Mio Dio, ci lo sapeva. E si è fidata di me. Lui ha praticamente scoperto di lavorare fondamentalmente, diciamo così, per degli infami, ecco, per sarà cui qui. Vediamo, sarà qui, ragazzi, la dose di vaccino. Eccola qua. Eccolo qua, ragazzi, okay, ce l'abbiamo. Sto arrivando. Ce l'abbiamo, abbiamo trovato la dose di vaccino. Il problema adesso è un attimino. Sì, l'ho trovato. Tornare da Gino. Ottimo, ti raggiungo. Ok, Stop. Sarebbe pure ora, cazzo. Ma hai visto dove siamo? Sarà un miracolo se riesco ad arrivare tutto intero. È un miracolo che io sia riuscita a sopravvivere tutto intero senza che tu... Ah, eccolo là. Arrivassi fino a qua. Cazzo. Cazzo, 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 dai, oh, merda, muori, 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 oddio, oddio, regamo, ci rimango secca, perché non muore, perché non muore, sto per morire io invece, usiamo lo spray, va, visto che ci stiamo, questo lo mettiamo così e così, ok. Non ci resta che tornare al pronto soccorso, ragazzi. Dove abbiamo lasciato G? Dove c'è, tra l'altro? Non è di qua. Devo tornare all'accettazione. Dove sto andando pure io? Devo andare a Belaga. Che cavolo. Anche perché molto probabile che ne usciranno altri regali sticosi. Se non mi ricordo male. Ok. Incrociamo le dita. E questo che ci fa qua? Scusa zio, non ho tempo per te, mi dispiace. Ok, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, sei tu. Grazie al cielo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Allora, niente, intanto direi ovviamente di salvare la partita e di iniettare finalmente il vaccino a Jill. In tempo comunque, grazie al cielo. Forza, speriamo faccia effetto. Eh sì, per forza che deve effetto. Carlos, pure te. Oh. Cristo. Tyrell, che cazzo è successo? Attenzione, cittadini. La rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile. Il 1 ottobre, Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Tutti pure. I sopravvissuti devono evacuare immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione, cittadini. Merda, ma è domani? In città c'è ancora gente. Credi che all'Azzo Sam gliene freghi? Cazzo, ecco che arrivano. Tu rimani qui. Ci penso io. Ok, ragazzi. Ho l'impressione che non sarà facile. Adesso ci sarà appunto un momento abbastanza. Proviamo a chiudere le serrande. Devono entrarne il meno possibile. Abbastanza spinosa, ragazzi. Entrerò nel sistema di sicurezza dell'ospedale. Tutti a livelli lontani.
spero di riuscire. Spero di riuscire, ragazzi, perché non sarà purtroppo facile. Incrociate le dita per me, signore e signori. Incrociamo le dita. Adesso ci divertiamo. Eh sì, adesso proprio se divertimo, raga. Ok, dobbiamo usare, dobbiamo cercare di tenerli lontani, ragazzi, da appunto la porta. Perché Tyrell, non c'ho più colpi, come cazzo è possibile? Ne ho presi un fottio. Merda, non è carico. Vabbè, raga. La vedo dura, la sto vedendo dura, difficile. Dobbiamo cercare di tenerli lontani appunto dalle porte, vi stavo dicendo, perché Tyrell deve avere il tempo di abbassare le serrande. Che cazzo! Non dovrei stare qua. Non dovrei stare qua in mezzo comunque. Ok. Facciamo attenzione, ragazzi, perché... Ok. Oddio. Presto la cosa diventerà ancora più antipatica. Per cui... Ok. Facciamo attenzione perché stanno arrivando anche da lì. Potresti stare gentilmente giù, grazie. Anche te però. Anche te sta giù. Oddio. Raga, io sto sperando davvero tanto di riuscire. Oddio, che era? Allora, qua la porta è chiusa, ma purtroppo presto si aprirà. E dico purtroppo e capirete perché, ragazzi. Allora, presto cominceranno ad entrare anche dall'altra finestra. Stai pronto, Carlos, per l'amore del cielo? Eccolo là, infatti. Ok. Merda! Mannaggia me! Calma. Questo lo posso pure scartare, via. Ma non c'era uno spray qua da qualche parte? Ero convinta di sì. Eccolo là. Ecco perché dicevo. Viecce, merda, viecce. Ok, l'ho ammazzato? Mi sa che sì. Ma che cazzo, minchia, è possibile che ogni volta mi giro me ne trovo uno così vicino? Accidenti. Raga, ma come cazzo sta messo Tyrell con le... Aspettate, che qua c'è un po' di tutto. Io direi di prendere un po' di tutto, raga. Tutto quello che c'è sta... Ah, adesso cominceranno a mesa a spuntare pure... Le merde, raga, che gli escono i tentacoli dalla testa, purtroppo. Mi sa proprio di sì. Vabbè, dai, è di nuovo. Cazzo, via. Raga, non c'ho più colpi per mitragliatore. Andiamo proprio bene. No, pistola. È drammatica la situazione, è drammatica. Vabbè, mi hanno riempito i granate perché forse mi devono servire queste. Non so quanti ne ho fatti saltare in aria, raga, ma temo non tanti, purtroppo. Cazzo, raga, è un guaio. Madonna, ma è ancora lontanissimo dal chiuderle. Ma stiamo scherzando? Non c'ho più colpi per il mitragliatore, li mortacci vostra. Raga, è drammatica la situazione. Non vorrei dire. Cazzo, la situazione è proprio drammatica. No, pure. Cazzo, un altro. Ok. Oddio, no. Non mi devo rinchiudere qua. Aspettate perché. No. Te prego, no. Merda, tantissima merda, ragazzi. Tantissima merda. C-
Ci siamo, cazzo! Tyrell, muoviti! Madonna mia, che lentume! Che lentume, raga! Ok, piazza il detonatore. Forse subito. Puoi far cadere la colonna con quell'esplosivo. Resisti fino all'esplosione. Ma voi siete matti. Oddio, 20 secondi. Come faccio a resistere 20 secondi? Questo disastro. Non c'ho più colpi. Non c'ho più colpi. Oddio. Oddio. Ok, cosa ho preso? Cos'è a caso? Cos'è random? No, mi è rimbalzata qua dentro, rimortacci mia. Dai che ci stiamo. Dai, dai, dai. Dai. Anche per il cazzo. Ma almeno è finita. Sto arrivando. Regà, non so manco io come ha fatto. È un miracolo. Miracolo. Ha funzionato. Bene. Ehi, ma dove vai? Non è finita. Che pensi di fare? La città verrà polverizzata. Avanti, ti chiama il governo. Di loro che abbiamo una cura. Guadagna tempo. Certo che ha le palle. Woohoo! Ragazzi. Dai, sono contenta. Per fortuna non ho dovuto rifare sti momenti troppe volte. Anzi, mi è andata bene la prima. Mi è andata di culo, dai. Mi è andata di culo. Perfetto. Jill. Grazie a Dio, stai bene. Ottime notizie. È tutto finito. La città è salva. Sta lontano da me! Sparali. Infatti, cazzo, sparali. Non c'è altro modo. Ok, per fortuna era un sogno. Jill fa sempre sogni un po' troppo tetri e sono? Cos'è raccapriccianti. Sapessi. Nostro caro Giacomino ti ha punto come una vespa. Attenzione a tutti i cittadini. Tra poche ore verrà lanciato un attacco missilistico su Raccoon City. Questo attacco eliminerà all'istante ogni forma di vita. Abbandonate immediatamente la città. 1 ottobre. Evacuate subito. Ripeto. No. Non può essere. Non è un'esercitazione. Può essere come, mia cara. Può essere come. Perfetto ragazzi, allora come potete ben vedere adesso stiamo di nuovo vestendo i panni di Jill. Ok, sta pistoletta tra l'altro non posso manco prenderla, però non so se è meglio lasciare quest'altra e prendere questa a raffica. Allora, tanto lascerei questa, prendiamo quest'altra ragazzi, comunque ovviamente non la lasceremo qua. E per il resto direi che oggi ho fatto anche abbastanza. Ragazzi, sono veramente soddisfatta comunque di come mi sia andata la questione con Carlos. Per cui ovviamente ragazzi riprenderemo qui la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti ragazzi, la giocherina. Ciao!